Ascolta Ciccino bellissimo, ti ho detto che non me ne frega un acciderbolo di cazzo di quello che dici. No che no. E adesso ti spiego anche il perché. Il movimento sta facendo grandi passi davanti, sta facendo dei progressi e non può essere fermato dal primo stronzo che passa. No no no, lo so che il movimento va avanti e se ne frega di queste cose, ma cazzo Ciccio ha cagato fuori dal vasino. E ti dirò di più, non solo ha cagato fuori dal vasino, ma ha preso un altro vasino e ci ha cagato sopra e di lato e fuori anche in quello. Senti, stiamo andando in onda, stiamo aprendo i sipari, quindi per favore levati dal cazzo. Assolutamente, chi vince non perde sempre nel cuore, cazzo. Sì, accendete tutto. Salve, salve. Buongiorno, buongiorno, salve, sì. Il movimento oggi affronta un momento di estrema rabbia. Dunque, permettetemi innanzitutto di ringraziarvi come al solito, anche voi da casa, per essere tutti qui riuniti. Questa conferenza è stata fatta in via occasionale, non era prevista, però si deve fare. E vi dirò anche il motivo. Come potete ben notare, Alfonsino non si fa presente da più di 3 settimane, quasi un mese. E questa cosa noi non l'accettiamo. Alfonsino non è solamente parte vitale del movimento, ma è anche un pezzo di noi, del nostro cuore. E voi direte, ma cazzo, ma ti ha preso per il culo, si sta facendo le serate in discoteca? No, no. Inizialmente è questo quello che si intendeva, ma invece no. Alfonsino sta avendo alcuni problemi. Problemi con una persona in particolare. E questa persona il movimento l'ama, la adora. Ed io soprattutto, a nome del movimento, sono dispiaciuto di dover fare questo nome al pubblico, qui davanti e a casa. Ma la persona in particolare che sta ostacolando Alfonsino HD è proprio Ciccio. Tutti noi amiamo Alfonsino, come amiamo allo stesso modo anche Ciccio. Sono parte fondamentale del nostro cuore. Non ci può essere uno se non c'è l'altro. Non ci può essere Alfonsino senza Ciccio Gamer. E quindi il perché di questa conferenza? Per dare un messaggio a Ciccio. E voglio che tutto quanto il movimento diffonda questo video per farlo arrivare a Ciccio Gamer. E abbiamo affrontato lotte, battaglie, ma siamo ancora in piedi. Possiamo affrontare benissimo anche questo. Possiamo convocare Ciccio. Come? Voi direte. Dovete condividere questo video. Questo video deve andare ovunque. Il movimento può fare questo e altro. Ci siamo sempre riusciti, e lo sapete perché? Perché il movimento chi vince non perde, a differenza degli altri movimenti del cazzo, ha qualcosa che tutto il resto della politica non ha. Ovvero un movimento unito. E quindi Ciccio, se stai guardando questo video, beh, non c'è bisogno delle presentazioni, mi conosci già, cazzo. Ad ogni modo, il movimento chiede aiuto, cazzo. Il movimento chiede aiuto a te. Il movimento ti ama, ti stima. Io stesso, io il presidente, io ti stimo. Ho donato un fottio di soldi nelle tue live, cazzo. Perché ti voglio bene come un fratello. Ma qui c'è bisogno veramente del tuo aiuto. Come ben sai, Alfonsino non si presenta su YouTube da più di 3 settimane. E questa cosa ci preoccupa un po' tutti. Speravamo in cuor nostro che fosse in discoteca a divertirsi e a fare i soldi, anche se un pochino ci rodeva il culo, ma non importa. Purtroppo non è così. E quindi chiediamo il tuo aiuto, Ciccio. Devi far tornare Alfonsino su YouTube. Te lo chiediamo con il cuore in mano. E poi vabbè, se non vuoi proprio, ci sarà una piccola spintarella da parte del movimento. Abbiamo ingaggiato dei serial killer della Madonna. E se proprio non ci credi, beh, te li presento subito. Chiamateci il Pet Shop. Beh, siamo qui oggi perché dobbiamo parlare di ciò che sta succedendo. Va, siete delle merde. Noi siamo più forti a Fortnite. Viva Alfonsino HD. Viva Alfonsino HD. Ciccio Gamer e Blur, fate schifo, la minchia. Quindi, caro Ciccio, spero di averti leggermente motivato in questa giusta causa.